nostro, da parte dell'Associazione del Giardino delle Culture. Ormai tanti di voi lo frequentano in modo continuato e questo volevamo che fosse una realtà del quartiere, della città tutta. Oggi è una giornata speciale, qui con noi Loredana Begatti, presidente del Consiglio di Zona 4, che vi dice perché siamo qui. Sì, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto benvenuti e grazie per il coraggio di venire, perché non siamo all'aperto, anche se non è ancora estate né primavera, anche se ci speravamo in una temperatura un po' più decente, però va bene. Ma quest'anno abbiamo fatto questa scelta come Consiglio di Zona con la Commissione Cultura di ricordare in modo diverso la Giornata Internazionale della Donna in due momenti diversi. Quindi abbiamo fatto il primo momento di celebrazione ricordo domenica scorsa alla Palazzina Liberty con il concerto di canto sospeso, e oggi invece siamo qui con un insieme molto più ricco. Abbiamo il nostro meraviglioso coro Good News che sentirete, e sarà un momento davvero bello e ricco di sonorità, e poi abbiamo questa insieme di mostre a cui fa cornice una mostra ancora più importante e storica, permettetemi di dirlo, ma gli artisti qui che espongono sono tutti artisti bravissimi che espongono il loro lavoro. La mostra invece che circonda è qualcosa che riguarda proprio la nostra storia di donne, quindi lascio la parola a Rossella Traversa che ve la illustra. Grazie Loredana. Allora, appunto, questa domenica è speciale, una domenica per le donne, ma non solo, perché è il primo appuntamento anche di Culture al Lavoro, che è il mercato che si terrà la seconda domenica di ogni mese ed ospiterà artisti, artigiani, lavori appunto homemade, come si dice, fatti in casa, fatti in proprio. Voglio dirvi per forza una parola sulla mostra che spero abbiate già visto o che vi invito a guardare, perché questa mostra, noi Memorie delle Donne di Ieri, storia, oddio santissimo, ho un lapsus terribile, abbiamo lavorato un anno per farla questa mostra, un anno dal 2005 al 2006, un gruppo di sette donne tra cui la sottoscritta, l'ho tirata fuori dal box. Questa è una mostra che ha girato tutta l'Italia, ma che ha visto a Milano la sua nascita. È un gruppo di lavoro che ha ricostruito la cronologia delle tappe più importanti di quello che è stata la lotta e il lavoro delle donne e per 40 anni. Si chiude infatti nel 2006 con la grande manifestazione che probabilmente tanti di voi ricorderanno, 200.000 donne a Milano contro la violenza, la manifestazione di Usciamo dal Silenzio. E si apre invece ad esempio con Franca Viola, Franca Viola nel 65 che disse no al matrimonio riparatore. Dentro questi 40 pannelli che in un fronte hanno questa cronologia con i documenti e con le notizie, e sul retro ospitano foto importantissime di fra i più grandi fotografi della storia del reporting civile e impegnato del nostro paese, ci sono anche poi tutte le firme, potrete scorgere veramente tracce molto importanti della storia della fotografia civile. Dentro questi 40 pennelli troverete una storia parallele, perché le sette donne che completavano questo gruppo che ha voluto fortemente questa mostra erano diverse tra di loro, avevano storie molto diverse, e quindi fondere insieme la lettura di questi 40 anni del movimento delle donne è stata un'impresa, credetemi, molto difficile, ma talmente arricchente che credo che questa mostra abbia restituito. E quindi oggi, solo per un giorno, possiamo rivederla, non a caso in zona 4, e siamo orgogliose di questo. Se ha qualcuno interesse, è disponibile per essere allestita ovunque, perché ormai è diventata storica, ha necessità chiaramente di un grande spazio e di esigenze tecniche di un certo tipo. Quindi è una giornata speciale, qui dietro a noi le good news che ci hanno fatto divertire e le feste di Natale a dicembre, le abbiamo volute tanto e anche loro hanno voluto tanto tornare al Giardino delle Culture in occasione di questa giornata per le donne, quindi credo, bando alle ciance, buon ascolto.